Lo sai che con un elastico agganciato così, come l'ho agganciato io, puoi fare tutto, puoi allenare tutti i muscoli. Quindi lo puoi fare a casa. O ad esempio nei parchi ci sono sempre, dove giocano i bambini, no? Se tu ci vai presto il mattino, c'è nessuno, agganci l'elastico sotto e ti puoi allenare. Magari hai fatto una corsa, hai fatto un bell'allenamento, però hai bisogno di fare anche tono, perché io dico sempre, sì, andate a correre, però non puoi solo correre, secondo me un po' di muscoli. Bisogna sempre allenarli. Quindi un elastico che te lo porti, te lo leghi pure in vita, oppure lo metti dentro una sacchetta, è leggerissimo, e lo agganci in questa maniera. Quindi hai corso, quindi sei ben scaldato, agganci e cominci a lavorare, ad esempio, i muscoli dei glutei. Puoi lavorare i muscoli glutei in questa maniera, leggermente più di traverso. Immagina sempre di fare tutto, proprio su tutto il corpo, sempre 4 serie da 12. Qualsiasi movimento, qualsiasi angolo, 4 serie da 12, che puoi fare o tutto il gruppo muscolare, 4-12 di questo, o se no, con molta fantasia, ti devi anche ricordare, fai 12, poi cambi esercizio, fai 12, cambi esercizio, fai 12 e poi ci ritorni. L'importante è che totalizzi 4 serie da 12. Quindi partiamo dai glutei, visto che magari hai fatto la corsa. Quindi, glutei. Fascia lata del quadricipite insieme ai glutei, quadricipite, il calcolo lavora anche un po' la linea inclinale, la parte bassa quindi anche dell'addome. Poi sempre parlando di cosce, come se fosse un sovraccarico, ma cosci, magari cominci a metterci di ritrazione così cominci ad allenare anche le spalle e i dorsali. Puoi fare gli affondi. L'elastico chiaramente ti dà come se fosse sempre un sovraccarico, sempre, vi ho detto, 4 serie da 12. Quindi solo con l'elastico così già hai lavorato glutei, la parte esterna. Puoi fare anche gli adduttori, scusate se non me lo dimentico. In questo modo, sia davanti sia anche per dietro, sempre 4 serie da 12. Quindi già così hai fatto tutto il tronco inferiore. Corsa, arrivi. Glutei, fascia alata, parte esterna della coscia, adduttori, quadricipiti. Puoi anche lavorare il femorale, lo agganci. Se hai un supporto, lo solo fai in equilibrio. Uguale, sempre 4 serie da 12. Poi dipende chi ha il piano superiore. Comincia a lavorare, ad esempio, i bicipiti. Lo puoi fare in accosciata. Ovvio che se ti avvicini lo puoi fare in piedi, ma qui attenzione alla schiena, bicipiti. Puoi farlo su un braccio solo, in affondo, bicipiti. Cerca sempre di curare l'estensione e la flessione. Estensione, flessione. E anche qui, bicipiti, 4 serie da 12. Tricipiti, in affondo, tendi, rilasci, tendi, rilasci. 4 da 12. Spalle, allora farlo in piedi è troppo gravoso per la spalla, allora è preferibile stare in accosciata e piano piano ti fai delle alzate laterali, perché attenzione l'elastico deve essere duro, ma non troppo, perché sennò bypassi il muscolo, cioè il muscolo si lavora, ma scarichi molto sui tendini, quindi attenzione a seconda di che costituzione hai, o se sei donna o uomo, una donna chiaramente sviluppa meno forza, usa un elastico un pochino più leggero, un po' più tenue. Quindi, ve l'ho detto, spalle, puoi fare anche le spinte verso l'alto, quindi sempre deltoide, puoi fare deltoide anteriore, in accosciata, in avanti, sempre 4 da 12, puoi farlo parallelo, in questo caso lavorano i muscoli della spalla, la parte anteriore della spalla e anche la porzione alta del petto, poi se vuoi lavorare i pettorali, sempre 4 da 12. Spinta. Poi tipo un lento dietro, dorso piatto, cerca di portare bene, posizionare bene la posizione del bacino. Qui ha chiaramente attenzione alla schiena. Hai lavorato quindi tutti i segmenti più piccoli, insieme al pettorale invece che al segmento un po' più grande. Dorsale. Dorsale puoi lavorare, ti allontani in accosciata.
segui bene, la spalla va bene avanti, la scapola scivola avanti e soffiando. Puoi anche con l'elastico prendere anche l'impugnatura verticale. Se ti dà fastidio ci metti uno straccio, che magari ti può tagliare la mano. Anche questo per i dorsali. O altrimenti ti metti a terra e anche ti lavori i dorsali. Addirittura ci metti anche gli addominali. Poi a seguire, quindi hai fatto tutte le masse muscolari, puoi benissimo a questo punto metterci anche esercizi per l'addome, ad esempio in questa posizione, o altrimenti, ordici la respirazione. Insomma, con un elastico e tanta fantasia puoi veramente allenarti e divertendoti in questo modo un sacco. Ciao, buon allenamento!